Tampone fai da te? Ai 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 ai. Anche la possibilità di farsi il test da soli, secondo Federpharma, può aver favorito la diffusione del Covid, soprattutto con varianti ad alta capacità di trasmissione. Farsi il tampone da soli sembra facile, ma non lo è. Istintivamente siamo portati a ritrarre il bastoncino prima che arrivi in fondo alla fossa nasale, evitando anche lacrime e starnuti. E non è tutto. C'è pure il rischio che qualche furbetto eluda il sistema di tracciamento delle ASL e, conseguentemente, il protocollo sanitario previsto per i positivi. L'allarme sull'affidabilità dei tamponi, lanciato dall'ASL di Chieti la settimana scorsa, è condiviso dal farmacista teatino Giancarlo Visini, presidente di Federpharma Abruzzo. Molte volte il paziente trova negativo o addirittura trova che non è successo niente perché non ha funzionato, si reputa che sta bene e esce invece positivo. E questo è stato sicuramente il metodo, il fatto che sia nella provincia di Chieti che in Abruzzo questo aumento di positività non controllata. Tra l'altro, il rischio è anche un altro, che facendo quel tampone lì non si passa dal circuito che individua i casi e che quindi li mette nel contabilizzatore, diciamo così, ma uno se lo tiene per sé, magari anche se positivo. Infatti il problema più importante è la piattaforma Govern delle farmacie che versa sulla piattaforma della regione Astra e la piattaforma della regione il giorno dopo, la sera stessa, avvisa le ASL, il medico di base che dovrebbe contattare il paziente positivo e metterlo in quarantena e dare le istruzioni su, diciamo, la terapia da usare. E invece il fai da te. Rimane lì e se è positivo, molte volte furbescamente, stupidamente, dico io non furbescamente, uno occulta il risultato perché vuole uscire e combina, ma cioè perché nel rapporto 1 a 1, 2 a 1, poi è come il domino, dovrebbe essere controllata meglio la vendita, diciamo così, è troppo a portata di mano di tutti, mentre andrebbe un po' giustificato. Ovviamente non si può non considerare che se il cittadino si rivolge a supermercati o altro tipo di negozi per l'acquisto dei test fai da te, è anche per ragioni economiche. Lì infatti costano meno. Per questo il presidente di Federpharma ha invitato i colleghi farmacisti a ridurre i prezzi dei tamponi, in particolare per la provincia di Chieti, quella che nell'ultimo periodo ha espresso il maggior numero di positivi al Covid.